Stasera il gran finale della prima stagione de La vita promessa e intanto i fan sperano nella seconda serie. Stasera giunge al termine la prima stagione de La vita promessa, la fortunata serie televisiva di Rai 1 con protagonisti Luisa Ranieri e Francesco Arca e che nel corso di queste settimane di messa in onda ha registrato degli ascolti a dir poco sorprendenti in prime time. Il pubblico di Rai 1 si chiede a questo punto se ci sarà una seconda stagione, a dare qualche indizio è stata Simona Izzo che assieme a suo marito Ricky Tognazzi ha firmato questo nuovo grande successo della rete ammiraglia Rai. Ancora nessuna conferma sulla seconda serie della vita promessa. L'ex protagonista del Grande Fratello VIP, in queste ore ha postato un messaggio su Instagram dove dice che, effettivamente, sono tantissime le persone che le stanno scrivendo per chiederle se ci sarà La vita promessa 2. Tuttavia la Izzo non ha voluto sbilanciarsi più di tanto e al momento si è limitata a rispondere con un sibillino chissà, il quale lascia intendere che da parte della Rai non ci sono state ancora conferme ufficiali sul futuro della serie televisiva. Da parte di Viale Mazzini, infatti, a poche ore dalla messa in onda dell'ultima puntata della prima stagione, non sono arrivate ancora notizie ufficiali su quello che sarà il destino della serie TV con Luisa Ranieri per le prossime stagioni televisive. I fan, ovviamente, sperano di poter continuare a seguire le avventure di Carmela, scappata dalla sua amata Sicilia per iniziare una nuova vita assieme ai suoi figli. Va detto, inoltre, che gli ascolti registrati dalla prima stagione della fiction dovrebbero indurre la Rai a mettere in cantiere nuovi episodi ad occhi chiusi. Boom di ascolti per La vita promessa che batte anche il GF VIP 3. La fiction, infatti, ha ottenuto un ascolto medio di oltre 5 milioni di spettatori, riuscendo a toccare la soglia del 24% di share con picchi di oltre il 28%. Dei risultati così importanti non si vedevano da un bel po' di tempo per una fiction, tanto che La vita promessa ha messo in crisi anche il debutto del Grande Fratello VIP 3 con Ilary Blasi. In attesa di avere notizie certe sulla seconda serie, le anticipazioni sull'ultima puntata di stasera rivelano che per Carmela arriverà il momento di fare i conti con il suo passato. Negli Stati Uniti, infatti, farà il suo arrivo il cattivissimo Spano, interpretato dall'attore Francesco Arca, pronto a prendersi la sua rivincita dopo l'addio inaspettato della donna. Un ritorno che lascerà senza parole la donna e anche i suoi figli, che tuttavia potrebbe aprire nuovi orizzonti per una possibile seconda serie.